bambini. Siamo arrivati al terzo appuntamento dei nostri laboratori online, in questo periodo in cui non possiamo vederci. Oggi faremo un laboratorio un po' più complesso, ma sicuri che il risultato sarà molto bello, proveremo a costruire un telaio per tessere utilizzando del semplice cartone. Ne ricaveremo dei prodotti che potranno essere utilizzati come coloratissimi bracciali da polso. Pronti a partire? Ok, via! Allora, prendiamo un cartone delle dimensioni di circa 18x40, ma fate molta attenzione ad una cosa. Il cartone infatti ha due sensi di piegatura. Lo potete vedere dalle piccole strisce che lo compongono. Noi dovremo tagliarlo in senso verticale, cioè dalla parte che non si piega. Ora dobbiamo prendere il nostro righello e fare un segno a 2 cm dal bordo, sia sopra che sotto. A questo punto tracceremo una riga parallela al bordo, col segno fatto a 2 cm. Partendo da 3 cm dal lato, faremo dei segni, uno ogni centimetro sulla nostra riga. In questo caso ne ho fatti 12. Ripetiamo la stessa cosa sull'altro lato. Ora appoggiamo la riga sui punti che si oppongono e tracciamo delle righe dal nostro segno fino all'esterno, sia da una che dall'altra parte. E questo su tutti i nostri punti. Ora, con le nostre forbici, facciamo un taglio su ogni segmento. Il taglio dovrà arrivare fino alla riga. Fate attenzione, bambini, fino alla riga. Ora, concentrati, prendiamo il capo del nostro gomitolo di lana. Lo facciamo passare sul primo taglio e lo leghiamo al lato lungo con 2 nodi. Ricordatevi, 2 nodi. Ora facciamo passare il filo da sotto nel primo taglio. Lo facciamo scorrere lungo il cartoncino, passandolo nel suo taglio gemello sull'altro lato. Lo faccio passare sotto, poi risalgo sul secondo taglio e lo faccio arrivare al suo taglio gemello sull'altro lato. Così avanti per tutti i tagli fatti. All'ultimo taglio dovremo fare la stessa operazione di partenza. Legare il nostro filo di lana sul lato esterno con 2 nodi. Per fare il nodo in questo caso occorre sollevare un po' il filo e farlo passare sotto. Un'operazione da fare 2 volte, ricordatevi il doppio nodo. Ecco pronto il nostro ordito. Ora, per poter tessere, dobbiamo escogitare delle soluzioni. Per poter alzare i fili del nostro ordito, potremmo sfruttare delle matite. Con queste matite creeremo uno spessore che aprirà uno spazio sotto la nostra trama. Bene, ora possiamo iniziare a tessere. Per tessere ci serve una spoletta. Noi la faremo in cartone. Prendiamo un pezzo di cartone di queste dimensioni, tracciamo 2 triangolini con il vertice rivolto all'interno e li ritagliamo. Poi scegliamo un colore e iniziamo con legarlo alla nostra spoletta con 2 nodi.
iniziamo a fargli girare intorno del filo di lana. Più filo c'è, più lungo sarà il nostro bracciale. L'inizio della tessitura sarà sul primo filo. A circa 10 cm dalla matita facciamo il solito doppio nodo. Tagliamo la parte che ci ingombra e ora possiamo iniziare a tessere. Prendiamo la nostra spoletta e la facciamo passare sotto il secondo filo. Poi saltiamo il terzo e la infiliamo sotto il quarto. Così per tutti i fili pari. Arrivati alla fine, dobbiamo imprigionare l'ultimo filo della trama. Ora facciamo passare la nostra spoletta al contrario dell'andata, sotto a tutti i fili dispari, saltando quelli pari. In questo modo tutti i fili della trama saranno legati tra loro dal nostro ordito. Ora ripartiamo dalla vostra sinistra allo stesso modo del filo di partenza. Procediamo tranquillamente e alla fine arriveremo a questo risultato. Un risultato che, come potete vedere, possiamo cambiare nei colori, che potremmo anche collegare insieme o fare intrecci cromatici particolari oppure delle cose monocromatiche. Ora vediamo come togliere il nostro lavoro dal telaio. Iniziamo con lo sfilare le matite che ci facevano da spessore. Poi tagliamo il primo e il secondo filo. E li leghiamo insieme tra loro con due nodi. Avremo legato un filo pari con un filo dispari. E questo ci garantisce la perfetta tenuta della nostra trama. Ecco bambini, il nostro bracciale è finito. Grazie a tutti per l'attenzione. Ciao bambini, alla prossima puntata.